La diocesi di Mazara del Vallo è la terra più prossima alla sponda africana e quindi questa vicinanza geografica ha determinato una vicinanza culturale, religiosa e una condivisione pastorale con i vescovi del Maghreb. Noi viviamo la tragedia di questo mare che per noi è un bacino di fraternità, è un luogo che ci accomuna, è un posto nel quale, dal quale traiamo le risorse per vivere. Purtroppo è diventato un mare divisivo perché in esso si stanno giocando a livelli alti interessi e destini che sono certamente contro le frange più deboli della popolazione. E la mancata condivisione, la mancata conoscenza delle motivazioni che spingono tanti a lasciare la loro terra ha chiuso i nostri cuori e ce li ha resi cuori induriti che non si rendono conto di ciò che è l'aspirazione di questa gente e del diritto che hanno a una vita dignitosa, perché noi non abbiamo avuto nessun merito per vivere su questa terra così bella e così accogliente e loro non hanno nessuna colpa per essere nati e per essere vissuti in una terra nella quale la loro vita è impossibile da vivere secondo i requisiti minimi di dignità, di benessere e di progresso.